Koulibaly ha detto di no, vero? In realtà no. Koulibaly per il momento non ha detto di no. Poi, se nella sua testa ha optato per il no, è un discorso. Però ufficialmente ad oggi l'offerta della Juventus per Koulibaly c'è. La Juventus vorrebbe acquistare Koulibaly. Poi se Koulibaly ti dice no, guarda, non me la sento di tradire Napoli e il Napoli, preferisco andare da un'altra parte anche se non dovessi rinnovare col Napoli, questo è un altro discorso. Ad oggi in realtà non c'è questa cosa del rifiuto di Koulibaly. Il rifiuto di Koulibaly, ragazzi, io lo sento da prima che la Juventus facesse un'offerta, ma mesi prima. Quindi poi magari Koulibaly dirà di no, però ad oggi non pare che sia stata riportata, a meno che non sia stata riportata negli ultimi 2 minuti in cui eravamo in live e quindi me lo sono perso. Che numero prenderà Di Maria? Guarda, lo dicevo prima, secondo me prenderà il 22. Secondo me Cuadrado non cambierà il suo numero 11, secondo me nemmeno Danilo cambierà il suo 6, nemmeno Locatelli cambierà il suo 27 con l'8. È molto probabile che Pogba prenderà la 10, Di Maria la 22, anche se mi tengo aperto un attimino lo spazio per Pogba 8 e Di Maria 10, che secondo me sono due strade altrettanto interessanti. Ore 15, visite Cambiaso, dici? Addirittura? Ah! Così proprio, sarebbe figo. Non l'ho sentita io questa cosa. Ho sentito solo che Pogba atterra alle ore 18 a Caselle con la pimenta. Se alle 15 c'è pure Cambiaso a fare le visite, tanto meglio. Poi mi dispiacerebbe vederlo partire in prestito. Comunque, Cuadrado che non saluta e non firma né l'andata né il ritorno e fugge dal GE Medical. Per riesce mi puzza. Non riesco a dire la Z, mi puzza un po'. Allora, credo che qualcosa tra Cuadrado e Juventus sia accaduto. E ve l'ho già detto da un po', che perché sennò Cuadrado non avrebbe mai fatto quel tweet, sarebbe stato zitto, non avrebbe pubblicato la storia, e quindi qualcosa è successo. Io vi dico che Cuadrado, ho avuto la possibilità di incontrarlo quando sono andato a vedere Juventus Parma, tutti i giocatori sono usciti per il giro di autografi, Cuadrado è passato dicendo che aveva mal di testa e che doveva andare via e che non si sarebbe fermato. Quindi Cuadrado è stato uno di quelli che, nella mia esperienza, quando sono andato a vedere i giocatori, tutti sono fermati. Cuadrado è stato uno dei più maleducati da questo punto di vista, però è la mia esperienza, quindi non vi sto dicendo che è sempre così, magari lo è, e quindi questa cosa si può ricondurre. Il più gentile è stato Danilo, che all'epoca non mi sembrava nemmeno un giocatore per la Juventus, perché ricorderete che il primo anno di Danilo era stato abbastanza altalenante ed era stato veramente molto 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 disponibile. Sì, la nuova maglia di allenamento è bella, molto molto bella. Delitto Koulibaly, qua è scritto peggio, scritti così sono scritti male tutti e due. Quante probabilità dai che cediamo? Rabiot, Ramsey, Arthur, McKennie. Ok, mi piace questo gioco. Parto da Ramsey, 100%. 100%. Facciamo 99, che c'è sempre quell'1% di follie che potrebbero accadere oppure no. Arthur, 90%. Penso che la Juventus sia molto vogliosa di cederlo. McKennie e Rabiot ti do delle percentuali abbastanza basse, e per basse intendo 50, nel senso che sono più basse degli altri. Se arriva una buona offerta possono partire, se non arriva no. Quindi mi sembra che Ramsey sia quello con più possibilità di partire subito dopo Arthur, e McKennie e Rabiot dipende dall'offerta. Tra l'altro ieri era l'anniversario del gol di Rabiot contro il Milan, che ricorderete abbiamo visto qua in live su Twitch insieme, abbiamo riportato la live reaction su YouTube, che continuava a ripetere no, il gol scudetto non può segnarlo Rabiot in questo modo. Infatti poi non è caduto perché ci siamo sciolti come neve al sole, e ricordo di aver visto solo il secondo tempo di quella partita, perché ero a una cena di compleanno e quindi sono tornato a casa per vedere il secondo tempo in tutta tranquillità, dove vincevamo 2-0, poi abbiamo perso 4-2, tanta roba, tanta roba. Pedullà ha twittato che la Juve ieri è stato proposto a Torreira, che sarebbe in lista con Paredes. Come li vedreste la Juve? Se solo potessi leggere i tweet di Pedullà. Sono stato bloccato per avergli chiesto quante possibilità c'erano per il ritorno di Pogba alla Juventus. Ci sta, sono stato decisamente maleducato, come mi posso permettere sotto un tweet che parla di Pogba Juve chiedere le probabilità? Anche perché avrei dovuto bannare il ragazzo che mi ha fatto la stessa domanda poco tempo fa, pochi secondi fa. Non lo so, ragazzi, centrocampo io sono sempre di quella. Abbiamo appena parlato di 4 centrocampisti che potrebbero uscire: di Robella, di Fagioli, di Miretti, di Locatelli, di Zaccaria.
Di Pogba stesso ne abbiamo fin troppi di centrocampisti, oggi ne abbiamo 11, ranocchia, prima di parlare degli acquisti penso che si parlerà delle cessioni. Luca, tu di chi prendi la maglia? Io quest'anno sono indeciso tra Dusan, Chiesa e Pogba. Allora, io ho preso quella di Chiellini, ho preso quella di Chiellini, edizione limitata, con cui mi avete già visto tante volte, infatti qualcuno continua a chiedermi perché c'è la Coppa Italia. Beh, ragazzi, era la maglia di Chiellini, quella di Juve Lazio dell'addio, quindi aveva la Coppa Italia sopra. Storia Pogba, guardiamocela un attimo. Non dice niente, meno che non abbia ripubblicato un'altra. Eccolo qua. Oh, però Pogba quasi tornato, dice. Pogba quasi tornato. È già sull'aereo e fa vedere che sta viaggiando dall'America fino all'Europa. Non fa vedere dove arriva, dove atterra, ma sappiamo bene che è Torino. Pogba il boss back è bellissimo comunque come hashtag, eh? Pogba quasi tornato, bellissimo. Quindi forse arriva prima delle 18 a questo punto. Quanto ci vuole? Quanto ci vuole a volare da Miami a Torino? Fatemi sapere se lo sa. Ovviamente un volo di linea, no, non di linea, un volo privato, perché un volo di linea magari fa qualche scalo. Però dai, no, potrebbe essere davvero le 18. Potrebbe essere davvero le 18. Dicevo, per la maglia ancora non lo so in realtà, ragazzi. Io una l'ho già presa, sono indeciso se riprenderla anche normale, quindi senza il logo di Chiellini e la Coppa Italia. Ci penso un attimo. Sicuramente prendo la seconda, che è bellissima. Se Pogba prenderà il 10, ragazzi, per quanto io sia contro il ritorno di Pogba col 10, quella è la parte razionale, la mia parte da fanboy mi fa prendere quella. e quindi credo proprio che mi butterò su quella roba lì. Cambiaso visita alle 15, ok, va bene. Appena twittato Pedulla, rimango bloccato. Il problema. Corriere dello Sport ha detto che Koulibaly è rifiutato lui. Vedremo, ragazzi, se sarà davvero così. Ma a parte che, cioè, facciamo un passo indietro. Io vi dico da sempre che secondo me Koulibaly non accetterà la Juventus. Cioè, io sarei proprio stranito, mi sentirei quasi come una pera caduta dall'albero, perché cioè Koulibaly alla Juve dopo cosa sono stati 7-8 anni di Napoli, dopo Sarri, dopo Higuain, cioè spoiler dal futuro si scrive da solo, ragazzi. Cioè, tra l'altro è uscita una nuova puntata di spoiler dal futuro su TikTok e sul secondo canale proprio qualche minuto fa, vi invito ad andarvela a vedere. Però io sono dell'idea che Koulibaly non accetterà, poi magari sì, magari ha già rifiutato, non lo so, però vediamo. Queste sono sensazioni, non notizie. Grazie mille Dimeco per la sub, grazie, gentilissimo. Ho sentito che qualcuno ipotizza che Di Maria possa giocare anche mezzala come Reale, poi quando risponde quel ragazzo grande di Dragusin. Allora, Dragusin in teoria oggi dovrebbe andare in Liguria, quindi se si parla di Cambiaso visita alle 15 potrebbe anche essere perché Dragusin allo stesso tempo va a fare le visite mediche col Genoa, potrebbe essere. Di Maria mezzala credo di no, io però ragazzi, proprio il romanaccio, nessuno mi toglierà dalla testa che si giocherà a un certo punto con... guardate, proviamo a fare una follia, proviamo a vedere se riesco a fare una follia, perché l'altro, io ho questa lavagna che l'altro giorno mi si è rotta e quindi ma non si cancella più niente. Fatemi cancellare un po' di robe che avevo scritto e proviamo con una lavagnetta brutta, rotta e sporca a fare qualcosina insieme. Bella l'improvvisazione, qualcosa di fenomenale. Ok, si è cancellato malissimo, ma va bene. Allora, eccoci qua. Abbiamo già visto la storia di Pogba, ragazzi, ne abbiamo già commentata. Pogba quasi è tornato, a meno che non ne abbia messa un'altra. Ne hai messa un'altra, maledetto? Dove stai? Tanto Vlahovic ha messo un bel post. Pogba, dov'è il bastardone? No, niente. Ah, però ha messo un reel. È il momento? È il momento. Il maledetto è già in bianco nero.
È già in bianco nero il maledetto. Ci vediamo presto in italiano. Sei un bastardo, Paul. Gli commentano più. Sei un bastardo. Con i cuori. Grandissimo, ragazzi. Bene, allora, dicevamo, posizione di Maria. Non mezzala, cioè non mezzala, però immaginiamoci quello che è solitamente il 4-3-3 di Allegri, ok? Il 4-3-3 di Allegri, immaginatevelo così, con i puntini, quindi queste sono le ali, questo è il centrocampo, questa è la linea difensiva. Solitamente che cosa fa Allegri col 4-3-3? Poi fa scalare, fa scendere, facciamo con questo, fa scendere l'ala destra, la fa scendere qua, ok? E fa allargare la mezzala di sinistra per formare il famoso 4-4-2 con questi due che dopo andranno a formare due attaccanti, d'accordo? Quindi, dato che si difenderà 4-4-2 o se vogliamo 4-2-3-1, la mia idea è che Di Maria, Chiesa e Zaniolo possono giocare tutti alle spalle di Vlahovic e quindi abbiamo Vlahovic. Sbagliato. Addirittura vi dico Zaniolo qui, Di Maria qui, Chiesa qui, ok? Dopodiché c'hai Locatelli qui, Pogba qui, un terzino sinistro, un centrale, un terzino destro e Tech. Ok, quindi una roba di questo tipo. Difesa 4, Szczęsny in porta, 4 difensori che non vi metto in questo momento perché non ho idea di chi possano essere. Locatelli, Pogba, Zaniolo, Di Maria, Chiesa, Vlahovic. Anche perché cosa ti permette di fare questa cosa? Ti permette di difendere 4-4-2, ok? Con Di Maria che non deve sforzarsi troppo in fase di non possesso perché inizia a essere un giocatore con la sua età. E se vuoi può essere pure un 4-3-3 perché Allegri te l'ha detto tante volte, no? Che Chiesa lo vede meglio a destra, d'accordo? Bene. E finché non torna a Chiesa questo può essere Cuadrado, può essere Sulé, può essere chi vi pare a voi. Ma soprattutto questo può essere un centrocampo a tre con Locatelli pivot, Pogba mezzala destra e Zaniolo mezzala sinistra, con Di Maria che fa l'ala sinistra e Chiesa che fa il tornante destro. Io vi dico, questa secondo me è la soluzione più probabile se vuoi giocare con tutti insieme, perché racchiude un po' tutto quello che Allegri ci ha sempre fatto vedere nei ragionamenti di squadra. Zaniolo me lo immagino un po' come il Mandzukic di Cardiff, no? Quel giocatore che dava equilibrio alla squadra permettendoti più soluzioni anche in fase di possesso e in fase di non possesso. E Di Maria sicuramente al centro del gioco non deve nemmeno consumare tanto in fase di non possesso, quindi secondo me questa è la formula migliore in assoluto per quelli che sono i giocatori della Juve in questo momento, quelli che stiamo trattando per cercare di mettere un po' tutti insieme. Ma ne ho già parlato tante volte, spero di averti risposto. Storia Pogba. Romeo ha detto che non è vero di Cambiaso. Ok, Cambiaso per la settimana prossima, ma infatti non so se sarà vero oppure no. Di Maria 22, si può essere. Pogba al most back, sì ragazzi siete impazziti. Se Cuadrado andrà via oltre a Molina quali sono i candidati? No, penso che non ci siano. Penso che la Juve su Molina stia facendo un ragionamento che va al di là di Cuadrado. Abbiamo visto la roba di Pogba, assolutamente, abbiamo visto. Sostituto di Dusan, chi sceglieresti? Ma io l'ho già detto tante volte, per me Dzeko è il giocatore giusto se stai cercando un giocatore d'esperienza. Io sono di questa. Se stai cercando un giocatore d'esperienza, come dice Vlahovic, quindi un giocatore che possa giocare come no, è Dzeko. Ovviamente non può guadagnare 4-5 milioni di euro come quest'anno.
Li leggo tranquilli. Buongiorno a tutti. Siete impazziti con questa storia. Ma Rabiot non ha chiesto la cessione. Sembrava di sì a un certo punto. Poi c'è ancora tanto tempo, ragazzi. C'è ancora tanto tempo. Rovella, fagioli e Miretti, ne puoi tenere solo uno. Chi tieni? No, uno solo è troppo poco. Cioè, di proprietà della Juve, la Juve dovrebbe tenerne almeno due, se non tre. Cioè, se decidi di darne in prestito uno, non deve essere a perdita, perché è talmente tanto talento in prospettiva che non puoi permetterti. Guarda, spero di averti un attimo fatto cambiare idea con l'idea di Zaniolo, come ti ho fatto vedere. Ma Dybala le mani, ragazzi, se le sta mangiando da quando la Juventus ha ufficializzato il suo non rinnovo. Sono quel ragazzo che ha incontrato in stazione il giorno di Juve Villarreal. Ah, che brutto viaggio che ci siamo fatti, ragazzo mio. Che brutto viaggio. Grazie zio Matteo, mesiversario con Pogba e Di Magia, assolutamente sì, col numero 8 che potrebbe essere il numero di uno dei due, vediamo un attimo. Alla fine col calciomercato fatto quest'anno ha indicato che aveva ragione Sarri, che la squadra non era allenabile, tu che ne pensi? Ma penso che Allegri e Sarri l'abbiano individuato molto bene il problema all'epoca, ragazzi, anche perché stiamo parlando bene o male dello stesso periodo di tempo, cioè Allegri aveva chiesto una rivoluzione e Sarri aveva detto che la squadra non era allenabile, e col senno di poi penso che avessero ragione tutti e due, e che finalmente anche la Juve sia arrivata a confermarlo. Era bello Tamarro Pogba, in effetti, tra storia e reel, assolutamente sì. L'acquisto di Zaniolo non ti convince, è un giocatore che non ti convince per la testa. Ma guarda, ti ripeto, sul modulo secondo me quello è l'ultimo problema, perché Zaniolo comunque lo puoi mettere un po' dappertutto. Sulla testa magari sì. Il post, abbiamo già visto. Dite 12 ore, no, 12 ore sono troppe, ragazzi. 12 ore di aereo, no, assolutamente no. Sapete benissimo dove atterra e anche qual è il volo. Benissimo. In teoria alle 18, ragazzi. 17:15 è stimato. Beh, allora perfetto. 17:08, sta calando sempre di meno l'orario d'arrivo, sta sempre più calando. No, io credo appunto che la Juventus stia valutando Molina al di là dell'uscita di Cuadrado. Poi è ovvio che se rimane anche Cuadrado, Molina forse è un doppione. Sono preoccupato anch'io per i rinforzi in difesa. Bremer sempre più vicino all'Inter, Koulibaly dice di non la Juve, ma al di là di questo sono proprio preoccupato per la struttura della difesa. Tra centrocampo e attacco, con Pogba e Di Maria si sta lavorando bene, secondo me. Però anch'io sono abbastanza preoccupato, devo dirti la verità, per quanto riguarda il resto. Ma ragazzi, ma quante sub che ci sono? C'è anche quella di Libero che dice 11 mesi, sono troppo contento per acquistare la Juve. Vedi, ecco, stavamo dicendo la stessa cosa, però aspettando un terzino sinistro. Io ti dico, aspettando in generale in difesa. E anche Zullu, benvenuto anche a Zullu. Ci vediamo presto, dice Pogba con la 10, maglia nera era in finale di Champions. No, non abbiamo mai fatto la finale di Champions con Pogba con la 10. Aveva la 6. Sembra che 18:30 possa atterrare. Siamo sempre più incerti. Spoiler dal futuro, a un certo punto finirà per forza, ragazzi. Quando arriveremo al presente la faremo finire per forza. È arrivato Allegri, dite. Sul serio? È arrivato anche Allegri. La Juve non mette niente. Vediamo se qualche altro magari giornale. Eccolo qua. Allegri è arrivato al J Medical. Eccolo qua. È arrivato pure Massimiliano Allegri. Con ben due giorni in anticipo. Dato che inizia al 10, anche se sapete bene come la penso sul resto. Finalmente è arrivato, finalmente. È venuto a salutare Di Maria e Pogba. Ragazzi, adesso vediamo un attimo. Cioè, io sono convinto che se parte De Ligt ne servono due di centrali. No, c'è ancora l'arrivo di Allegri. Siete gasatissimi, ma lo so che siete gasatissimi, ragazzi, ma anch'io. Sai che anch'io ci ho pensato che Pogba potesse aver citato Evra con quel ha 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 ha. Ma ragazzi, non riscrivete le stesse cose mille volte, le leggo tutte, ve lo giuro, le leggo tutte, ma non scrivetele mille volte che sennò. Ma io credo che Ken andrà via alla fine.
No, sì, io penso di sì, Lorenzo. Penso che non sia proprio così scontato che arriverà Zaniolo alla fine. Sono d'accordo con te. Lo considero probabile, però. Lo considero probabile lo stesso. Non sono così convinto, ma lo considero probabile. Ma se inverti Chiesa e Zaniolo, non funziona più il giochino. Se inverti, cioè, attenzione, intendiamoci. Non vi sto dicendo che questa è la disposizione migliore. Non ho detto questo. Ho detto che questa è la disposizione che ricalca esattamente quello che Allegri ha sempre fatto con la Juve. Non ho detto che è la disposizione migliore. Ho detto che è la disposizione che fa in modo di ragionare come ha sempre ragionato Allegri. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Ma la difesa penso che sia un po' quello che preoccupa tutti in questo momento. No, ci sta, che non si giochi con tutti in campo. Quello sono abbastanza convinto anch'io. Però ribadisco, poi c'è Sulè che dovrebbe rimanere, Cuadrado che non sai se rimane, forse torni sul mercato per un esterno sinistro, il Vice Vlahovic. Quindi di attaccanti dopo inizia ad averne tanti, eh. Sì, infatti io mi aspetto un altro esterno, eh. Cioè io mi aspetto Zaniolo e un altro, perché poi a sinistra se no non hai nessuno. A meno che tu non usi davvero Zaniolo a sinistra come vi ho mostrato adesso, però non lo so. Non lo so. Alle 16 ha detto adesso Di Marzio. Ieri sera aveva detto alle 18 il maledetto. Invece adesso ha detto alle 16. Può essere, può essere, può essere. Può essere. Sì, sia Allegri che Sarri l'avevano detto, ragazzi. Spero anch'io, Zaccaria, che non parta. Anche perché sennò che cosa l'hai preso a fare? Ma tu che sei andato a Miami con 10 ore di viaggio, ragazzo mio, non l'hai fatto con l'aereo privato di Pogba, probabilmente. No, io sono gasato per la campagna acquisti in realtà, perché Pogba e Di Maria, ragazzi, sono due giocatori di assoluto livello. Sono dell'idea però che, dato che abbiamo fatto tante cessioni e che faremo probabilmente anche la cessione d'élite, non siano sufficienti. Sapete bene come la penso. La Juve che parte l'anno scorso in campionato, cioè quella dopo la chiusura del calciomercato, non era la squadra più forte d'Italia perché quella era l'Inter e la Juventus era ai livelli di Milan e Atalanta. Vi parlo di rosa, di qualità della rosa. Secondo me, la Juventus che l'anno scorso ha iniziato era ai livelli di Milan e Atalanta e nettamente dietro l'Inter. La Juventus di gennaio, invece, secondo me, aveva raggiunto il livello dell'Inter, a livello di rosa sulla carta, di qualità della rosa. Secondo me, bene o male, la Juventus che ha concluso il campionato, che poteva fare di più e che probabilmente ha perso tante occasioni per fare di più al ritorno, ma soprattutto tanta fiducia all'andata aveva perso anche, era già se non la prima rosa d'Italia, forse la seconda dietro l'Inter di pochissimo. Però abbiamo rivoluzionato tutto. E quindi cambiando così tanto poi devi riaggiustare. E oggi stiamo aggiustando, ma cambiando tanto non è sufficiente. Sì, è quello che pressa per arrivare. Sì, sta andando ai 2000 all'ora. Sta andando ai 2000 all'ora. No, ma Cherubini arriva bene, sta lavorando bene per il momento. Cioè, però c'è sempre da dire sulla carta. Perché poi non sai mai che cosa succede. Però sulla carta sì. E poi magari Pogba è diventato scarsissimo e Di Maria non salta mai neanche un uomo. Ma sulla carta sono due grandi colpi. No, Smalling no, ragazzi, dai. Smalling, lasciamo la Roma. Sì, allora, io non ho mai visto una squadra iniziare il campionato senza un attaccante, per dire, l'anno scorso. Infatti a gennaio sono dovuti intervenire, giustamente. No, ma Allegri è tornato alle vacanze solo per giocare a basket, eh? Palese, 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 palese. Uno è Acerbi, wow, yeah, evviva, non vedo l'ora. Sì, ma secondo me Rugani partirà, secondo me Rugani partirà. Sì, Pogba parla in italiano, il maledetto. No, ma Pogba si tuffa dall'aereo con un paracadute e schiaccia a canestro, con Allegri sotto che gli dice sei migliorato. Questa è la trama della presentazione di oggi. Anche a me piacerebbe Lucas Hernandez, però come vi dicevo ieri, ragazzi, l'hanno pagato uno sproposito, quindi non credo. Sì, ho paura del Bayern per De Ligt. Perché, dato che De Ligt ha la preferenza sul Bayern, il Bayern potrebbe giocare su questa cosa per cercare di abbassare il prezzo. No, la Juventus ha l'obbligo di riscatto di Ken l'anno prossimo. Quindi no. Quindi no.
Banalmente, intendiamoci, in effetti sono due parole che uso tanto. Il riferimento al mercato, quando arrivo al Pepito, dove hai trovato i vari collegamenti, pensi, ah ok, no, ho capito cosa ti riferisci al video che ho fatto ieri, no, perché quella Juve aveva bisogno soltanto di mettersi un po' a posto, cioè era già una squadra di livello, era già una squadra che aveva vinto e aveva semplicemente bisogno di sistemare alcune cose come l'attaccante, un centrocampista perché usciva Pogba, è un innesto di livello come poteva essere appunto Dani Alves. Questa è una Juve che deve ricominciare da zero. E quindi no, credo che quello sia comunque un mercato superiore. Poi è ovvio che se ci aggiungi che magari arrivano Koulibaly, Bremer, un terzino sinistro titolare e un altro centrocampista di livello, è ovvio che dopo li stiamo andando veramente di un livello mai visto probabilmente, però no, penso che quello del 2016 sia ancora superiore sulla carta per quello che mi aspetto dalla Juve di quest'anno. Poi magari la Juventus supera le mie aspettative. Grazie Felix per il 16° mese, ragazzi, oggi il 16° oggi il numero 16 ritorna. No, allora, Chiesa non è vero che di solito gioca a sinistra. Chiesa può giocare indistintamente a destra e a sinistra. È quanto più vero invece che sia Zaniolo che Di Maria amano partire larghi a destra. Questo sì. Ma io ti dico, Morata, vice Vlahovic, non ce lo vedo molto bene. Cioè, allora, Morata, se vuoi fare il 4-3-3, può ancora avere senso. Se lo prendi a 15 milioni e ti può fare la punta quando Vlahovic non c'è o l'esterno sinistro, però non è un esterno sinistro, quindi io ad oggi faccio un po' fatica a capire dove metterei Morata, devo essere sincero. Ragazzi, ma dipende, cioè i centrocampisti, se davvero si gioca 4-2-3-1 e non 4-3-3, dove li metti? Cioè Locatelli, Pogba e titolari più. Poi magari giochi a tre, però se giochi a due sono Locatelli, Pogba, Zaccaria, McKennie, Rabiot, Arthur, Ramsey, Rovella, Fagioli, Miretti, Ranocchia, chi più ne ha più ne metta. Cioè, e se giochi comunque anche a tre sono tanti lo stesso. Quindi io non credo che la Juventus oggi abbia priorità un centrocampista, a meno che non c'è da Fagioli e Rovella, per dire, oltre ad Arthur, Ramsey e Rabiot. Quindi vediamo. Allora, 3-5-2 non credo, per il semplice motivo che stiamo comprando troppi fantasisti. Stiamo comprando Zaniolo, Di Maria, c'è Chiesa che torna. Dove li ficchi questi? Quindi no, 3-5-2 penso di no. Sì, Steck, esattamente così, sono d'accordo. Ora abbiamo troppi centrocampisti, quando non ne avevamo neanche uno. Ma Allegri deve essere carico, ragazzi. Allegri quest'anno si gioca tutto. Cioè, Allegri si gioca probabilmente il ricordo di come rimarrà nella storia della Juventus quest'anno. Quindi non può non essere carico. Allegri si gioca tutto, tutto. Perché Allegri è uno degli allenatori più vincenti della storia della Juve. Ha fatto un'annata decisamente brutta, la peggiore dei 10 anni di ciclo che lui ha contribuito a rendere magnifici. E non ha tante possibilità. Allegri c'ha una possibilità, che è quella di tornare a vincere. Punto. O comunque lottare per vincere, lottare per arrivare in fondo. Poi se non si vince per motivi di cause di forza maggiori, come la sfortuna e roba del genere, o perché gli altri sono stati migliori, si faranno i complimenti agli altri. Però la Juve non può permettersi di essere quella l'anno scorso. Questo non può permettersi. Quindi Allegri deve essere carico, assolutamente sì. Ma su questo penso di non avere dubbi. Penso proprio che Allegri lo sappia. Lo sa. No, su Koulibaly penso che non ci siano notizie. Sì, a sinistra rimane un punto debole, sia basso sia alto. Non penso di averti bannato su Telegram, dato che non ho mai bannato nessuno. Probabilmente ti è scaduto l'abbonamento. Che prende il quarto posto a matematica, escludendo le prime quattro partite orribili. No, ma infatti, ma sono d'accordo. Il punto, Mesca, è che poi non ci hai mai creduto allo scudetto, rimanere dentro lo scudetto e robe del genere. Non ci hai mai creduto. Cioè, quando poi nei momenti decisivi della stagione sbagli, è giusto che non vinci. Quando nei momenti decisivi della stagione sbagli la finale di Supercoppa, sbagli la finale di Coppa Italia, sbagli il ritorno degli ottavi, sbagli la partita a scudetto,
e ne sbagli 4 su 4, è giusto che esci dalla Champions, perdi le finali e non vinci lo scudetto. È giusto così, è giusto così. Quest'anno non eravamo pronti per niente. Beh, Marquinhos tanta roba, ragazzi. Ma può essere, cioè, l'idea di fare finalmente una squadra concordata insieme all'allenatore è una cosa che la Juventus mancava da troppi anni. Ma da troppi anni, io dico troppi perché secondo me non l'ha mai fatta nel ciclo dei 9 scudetti questa cosa. È sempre andata di occasioni, di mercato e roba del genere. E forse per la prima volta la Juventus sta ragionando insieme all'allenatore. E quindi mettersi tutti sulla stessa riga di competenze, di privilegi, di meriti e di demeriti. Se funziona, siamo stati bravi tutti. Se non funziona, abbiamo sbagliato tutti. Ed è giusto, perché la cosa che chiedo alla Juve è di assumersi le responsabilità, di rischiare di assumersi le responsabilità per tornare a vincere. È giusto che sia così a questi livelli qui. Grazie Alessandrini, grazie per la sub, grazie mille. No, ma ragazzi, l'anno prossimo la Juve non può permettersi, l'anno prossimo la Juve non può permettersi di fare male. C'è già un'annata, anzi, l'anno di Pirlo con 2 trofei e la qualificazione in Champions per qualsiasi squadra è una vittoria. L'Inter ha fatto questo quest'anno, 2 trofei e qualificazione in Champions, e per ora è andata bene. Per noi è un disastro, cioè questo da solo dovrebbe farvi capire la dimensione della Juventus dopo 9 anni di trionfi. Pensate l'anno dopo con 0 trofei e solo la qualificazione in Champions, è deleterio, per noi è folle. Ma tante squadre, anche solo per la qualificazione Champions, ucciderebbero la mamma. Poi è ovvio che la Juve è la squadra più ricca d'Italia da questo punto di vista, e quindi non può permettersi di ragionare in questo modo. E questo ti fa capire la dimensione della Juventus, la grandezza della Juventus. Quindi la Juve non può più permettersi un'altra annata così. Cioè, queste 2 annate degli ultimi 2 anni, questi 2 quarti posti, il tifoso della Juve non li digerisce. Non li digerisce. È normale. È normale. Ma magari giocando a basket Pogba, magari. Ragazzi, sono molto gasato, sono molto gasato. Mi dispiace solo che ci sia il mondiale di mezzo e che non ci sia l'Italia, perché con l'Italia al mondiale l'avrei digerito già un po' di più. Senza Italia al mondiale veramente mi dà fastidio. Mi dà fastidio, molto, 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 molto. Molto. Quindi sarà una rottura di balle e basta al mondiale. Sì, sì, Lucas Hernandez a livello di ruoli sarebbe davvero perfetto. Considerazione: sono abbastanza tranquillo che è stato per il mercato Juve. Quello che mi preoccupa magari è il fatto che stiamo ancora praticamente cambiando metà dei titolari. Eh sì, è vero. Ma anche perché oggi la rosa non è completa. Ma sì, credo che Morata abbia concluso, ragazzi. Sono abbastanza convinto che abbia concluso il percorso. Ma ragazzi, il problema sinistra io lo metterò per sempre in risalto. E non posso farci niente. Cioè, non ci posso fare. Io lo so che è così, ve l'ho già detto tante volte. A sinistra vengono dei problemi, alti e bassi. E più di dirvelo, finisce lì, cioè non decido io. Quindi, secondo me Zaniolo non esclude Kostic, no. No. Non riesco a mettere il banner perché non sono sul solito sito. Quindi oggi non ce la faccio. Di nuovo a casa, dice Quadrado. Oh, che bello. Quadrado è uno dei pochi, ragazzi. Quadrado è uno dei pochi che ha giocato con Pogba. Bonucci, Quadrado, Alessandro Rugani, direi, sono rimasti quelli che hanno giocato con Pogba. E basta. Forse Pinsoglio, forse. Ma forse no, in realtà. Per entrare nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram. Tutti gli abbonati hanno diritto ad entrare. E poi c'è ovviamente anche il gruppo delle feed, dove non serve essere abbonati. Ma ragazzi, io non posso non dirti tutte e due chi preferisco tra Koulibaly e Bremer. Non posso non dirti tutte e due, perché ad oggi la condizione per farli arrivare è la partenza di De Ligt. E sono convinto che sia solo Bremer e sia solo Koulibaly non sia sufficiente. Non lo è. A meno che Gatti non si riveli essere un fenomeno, ma questo non lo può sapere nessuno, perché Gatti in Serie non ci ha mai giocato. E non venitemi a dire sì, però in nazionale con l'Inghilterra ha fatto bene. Stiamo analizzando il calciatore sulla base di una sola partita, di una singola partita, ma non si fa così, non esiste. Bisogna reggere la pressione della Juventus, bisogna reggere la pressione della Serie A, bisogna reggere la pressione di giocare per vincere. Se non l'hai mai fatto, è normale che tu non ce l'abbia. Se non hai mai giocato in Serie A, non puoi essere un veterano della Serie A. Ma per Serie A non intendo Serie A nostra, ti parlo di campionato principale a livello nazionale. Maggior ragione se devi giocare in Champions. Quindi lo stesso Bremer in Champions non ci ha mai giocato,
per vincere non ci ha mai giocato, in una big non ci ha mai giocato, e solo Bremer secondo me sarebbe poco. Koulibaly, 30 milioni per Koulibaly e 6 milioni all'anno per Koulibaly sono troppi, e singolarmente un investimento folle che va completamente lontano dalla strategia Juve. Insieme hanno un senso tutti e due, invece, quindi non possono risponderti tutti e due, perché Koulibaly e Bremer sono due giocatori fortissimi entrambi, ma uno solo, per come siamo messi noi, per la nostra condizione, non è sufficiente. Ma io il Milan devo capirlo, cioè, nel senso, il Milan ha vinto, e meritatamente probabilmente, anche se non è la squadra più forte, è la squadra che ha meritato di più, ma è una squadra in grado di aprire un ciclo, o è stata una tantum di eventi che si sono incastrati durante l'anno? Perché la stessa Inter, per dire, per me poteva aprire un ciclo, e poteva farlo, ci è andata anche vicino a vincere il secondo scudetto di fila, eppure non l'ha fatto. Cioè, vincere un conto, rivincere un altro. Quindi non mi stupirei se a fine anno dovesse vincere l'Inter, dovesse vincere il Milan, dovesse vincere la Juve, o magari un outsider. Però la storia, ragazzi, ci insegna che da 20 anni vincano questa 3 in Serie A e basta. No, non c'è l'annuncio ufficiale di Di Maria, perché semplicemente deve fare le visite mediche ancora, le sta facendo in questi istanti. Ma non penso che il Bayern Monaco sia interessato a cedere Upamecano, però. Punto è quello lì. Ma la Juventus servono le ali, cioè ne ha date via tante. Cioè ha dato via tanti attaccanti la Juve. In questa sessione perde Dybala, Bernardeschi e Morata, e ha messo dentro solo Di Maria ad oggi. Quindi almeno altri due ne servono, secondo me. Beh, ragazzi, sì, Pogba è un giocatore internazionale, è ovvio che abbia più seguito di Dybala come follower. Pogba è campione del mondo, cioè è normale. Ma se Pellegrini se ne vuole andare lui in primis, fai un po' fatica a tenerlo, è quello il punto. A me Pellegrini non è dispiaciuto quest'anno, io un'altra possibilità gli avrei data. Ma sì, poi deve fare i video, deve mettersi la maglia, bla bla bla. Non sono così convinto che Danilo sarà centrale a tutti gli effetti. Se alla fine di gennaio e dopo Vlahovic avessero detto luglio in 24 ore sbarcano sia Pogba che Di Maria a zero, cosa avresti detto? Posa il vino, probabilmente avrei detto. Posa il vino. De Ligt, non so dove andrà, ma sicuramente andrà. Ma magari spendere 80 milioni per Koulibaly e Bremer. Mi andrebbe benissimo, perché vuol dire cedere De Ligt e con quella stessa cifra comprare due difensori. Mi andrebbe benissimo. Dybala al Milan è interessante, Sarebbe interessante sia per Dybala che per loro. Allora, dipende. Cioè, secondo me Koulibaly è più forte in valore assoluto di Bremer, però è anche più vecchio. Quindi ti dico, se riesci a prendere Koulibaly e affiancargli un giocatore più giovane già pronto per essere titolare, per me quella è la configurazione migliore. Cioè, se fai Koulibaly Kimpembe, per dire, o Koulibaly Hernandez, perfetto, hai fatto. Ma oggi hai detto la stessa cosa, hai ragione, hai detto che comprando uno dei migliori centrocampisti del mondo e dei tempi, non ho capito cosa mi hai scritto, ti chiedo scusa, non ho capito, Christian, perdonami. Sì, abbiamo anche commentato il post di Pogba. Sì, dopo metteremo tutto su YouTube, assolutamente. Pogba quasi tornato. Ma sì, ma sicuramente De Ligt non si fida del progetto. Cioè, anche perché, ragazzi, facciamo un passo indietro. Adesso ragioniamo come Dio comanda, senza essere fissati su oddio, siamo juventini. Ragioniamo, siamo professionisti, siamo dei ragazzi olandesi nati nel 99, ok? In Olanda, dove abbiamo fatto tutte le giovanili. Dopo essere stato capitano dell'Ajax, ti chiama la Juventus di Cristiano Ronaldo, che è 8 anni che vince lo scudetto di fila, dopo aver fatto 2 finali di Champions, dopo aver fatto bla bla bla, tutto quello che sapete, ci vai, perché il progetto è quello, spendono 85 milioni di euro per te, vinci lo scudetto alla prima stagione in Italia, e 2 stagioni dopo non c'è più Ronaldo, cambi tra allenatori, arrivi 2 volte quarto, non vinci più lo scudetto, non vinci più nemmeno un titolo, e dall'altra parte ti chiama una squadra che gioca in Premier League e una squadra devastante come il Bayern. Cosa fai?
dai fiducia cieca alla Juventus? Può essere, lo puoi fare, ma non è la cosa più probabile. È molto più probabile che tu dica, sai cosa, accetto la proposta degli altri. Cioè, De Ligt è arrivato in una condizione differente da quella di oggi. Poi certo, lui stesso ha contribuito a creare questa situazione di Juve, però non penso che sia il colpevole. E questo è il ragionamento che faccio io. Poi non dico che sia corretto. Non dico che sia corretto. Ma a me Molina piace, ragazzi. Puoi pensare di avere in un'eventuale fascia destra con Molina e Di Maria, di un eventuale 4-3-3, esattamente come c'ha l'Argentina, si fa anche presto perché si conoscono. Ma il Napoli ci sta che provi ad offrire un rinnovo a Koulibaly. Penso che sia giusto che il Napoli lo faccia. Anche perché quest'anno ha già perso Insigne, probabilmente perderà Mertens, insomma, se perdono anche Koulibaly. Sì, sì, ma io non dico che Koulibaly a 31 anni sia vecchio, non è questo il punto. Il punto è che per la Juventus è un investimento, ed è un investimento a perdere. È questo il ragionamento che faccio. Non, a me non mi interessa che abbia 31 anni, non mi interessa. Il punto è che per la Juventus... è per quello che il nuovo modo di ragionare della Juventus è un investimento a perdere e molto alto, molto alto. Ma credo che la Juventus abbia qualche nome sul tavolo per i difensori. Si è parlato tanto di Gabriel, si è parlato di Milenkovic, anche se non mi sembra un profilo di primo pelo. Si è parlato di Badi Ashil, si è parlato di Akanji, si è parlato di Kimpembe. Di nomi ne sono stati fatti, ne hanno fatti tanti per difensori. Poi io, per dire, Akanji non l'ho mai visto giocare se non due volte, Kimpembe l'avrò visto giocare 5 volte, quindi faccio un po' fatica a dirti andiamo su quello lì al 100%, perché sono sicuro che no. Ti venderei del fumo negli occhi, ti getterei del fumo negli occhi. Sì, il Bayern è una corazzata, Bayern è una corazzata, assolutamente. Zaniolo a 50 milioni per te sarebbe da pazzi, perché faresti due colpi in difesa. Allora, io non sono convinto che 30 milioni sia il massimo per Zaniolo. 30 milioni sono decisamente pochi per Zaniolo. Secondo me il prezzo giusto per Zaniolo è di 40 milioni. Ma questa è la mia opinione. Se la Roma ne vuole 60, fa bene chiederne 60. Arriverà una squadra che gli dà? Non credo. Se li vuole solo cash? Non credo. Poi se ci riesce è meglio per loro. Secondo me 30 è poco... 60 è troppo, 40 è un buon compromesso. Grazie Nicode per la sub, benvenuto. Rabiot andrà via? Può essere di sì. Te non pensi che De Ligt se ne voglia andare, anche perché ha il DNA della Juve? Ma io credo che invece De Ligt abbia il DNA della grande squadra più che della Juve. Cioè, questa roba del DNA Juve è bellissimo ed è una cosa che io sento, ma sentono tutti i tifosi delle grandi squadre. Quindi De Ligt è ambizioso, De Ligt ha un'ambizione ed è quella di giocare per vincere, e in questo momento sente che la Juve non lo può fare. Con Lucas Hernandez e 30 milioni andreste a prendere più Bremer o Koulibaly? No, probabilmente Koulibaly, perché Lucas Hernandez è un 96 se ben ricordo, e quindi avresti Bonucci, Gatti, Koulibaly, Hernandez, con Hernandez che potrebbe giocare pure sull'esterno e con Danilo che potrebbe giocare pure centrale, quindi probabilmente Koulibaly. Ma io, guarda Lorenzo, penso che la Juventus non abbia problemi di soldi da questo punto di vista, nel senso, la Juventus ha chiuso due colpi che sono Pogba e Di Maria e li ha chiusi a zero con decreto crescita, quindi con ingaggio ribassato. Ne sta chiudendo un altro che è Cambiaso, inserendo Dragusin e pochi milioni di euro, quindi per il momento il mercato della Juventus, se vogliamo, è low cost, considerando che ha alleggerito il bilancio con niente più stipendio di Dybala, niente più stipendio di Bernardeschi, niente più stipendio di Morata, niente più stipendio di Chiellini, e sta per vendere De Ligt a una cifra sicuramente superiore ai 75 milioni di euro, alleggerendosi di un altro stipendio, il più pesante della rosa. Quindi, considerando che la Juventus non ha speso soldi, ok, e che si è tolta tanti ingaggi, e che quelli che sono venuti dentro sono ingaggi più bassi di quelli che sono andati fuori, io non credo che la Juve abbia difficoltà sul mercato a prendere due centrali, Zaniolo, un esterno e un vice Vlahovic, perché la Juventus almeno 70-80 milioni di euro di suoi sul mercato li andrà a mettere, tirati fuori,
più quelli della cessione di Delitto ti permettono di ampliare. Quindi io credo che 4-5 colpi ancora possano arrivare. Io mi aspetto 6-7-8 colpi, dipende da quanti altri ne escono ancora. È ovvio che se ne escono altri dei giocatori, poi è difficile. Poi sì, esatto, poi hai ceduto Demiral, hai ceduto Mandragora, hai ceduto, mi pare, Brunori, hai ceduto Vrioni, hai ceduto Israel, che sono tutte operazioni di secondo pelo, di secondo piano, però è un po'. Quindi qualche soldino Juve se l'è riportato a casa. Poi ribadisco, secondo me almeno 70-80 milioni di tasca sua li tira fuori. Se vendi Delita altri 70 ne hai ancora, e soprattutto hai una rosa da completare che in questo momento non è completa.